Ciao belli e benvenuti al quinto episodio di Leroy Plays Bioshock Infinite. Non perdiamo tempo e buttiamoci nell'adventure. Ok, l'ultima volta eravamo arrivati qua, ci stavamo dirigendo al dirigibile e avevamo beccato questi tizi che stanno facendo una specie di... non ho idea. Ah, sono i poliziotti che stanno facendo una riunione. Vabbè, approfittiamone per usare il nuovo potere che abbiamo, sia la pistoletta. Belli, belli, oh, così li violo. Oh, sì, dai, cazzo. Oddio, ho finito i colpi. Ne ho ammazzato solo uno, perché... Quello è rimasto là. Mio Dio. Allora, c'è qualcuno che mi sta sparando. Mi sa che prenderò il fucile qua. Oh, che minchia. Ok, ok, dove vado? Vado di qua. Cazzo, c'è il coso che mi spara. Mi siedo e metto possessione. Vai, sei mio. Perfetto, l'ho preso. Perfetto. Ok, morto. Shotgun diretto. Yeah. Morto. Ok, sto qua. Hai distrutto quasi. Ah, non posso distruggerlo ancora. Ah, oddio. Oh, no, 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 no. Cazzo, 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 merda, fa. Oh, figa, è furbita. Madonna, non lo sapevo. Madonna, ancora. Via. Via. Uccelli di merda. Troia. Dai, ricarica. Merda, mi ho ucciso, mi ho distrutto lo scudo. Madonna, basta. Ok, distrutta finalmente. Però posso pensare a sto tizio qua. Oh, muori. Cretino. Altri? Ancora. Oh, posso andare là sopra. No, via, 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 via. Voglio andare là sopra. Oddio, scusa. Vabbè. Ok, ripensandoci credo che quei tuoi squarci possano essere utili la prossima volta che saremo nei guai. Perché? Lo squarcio deve esserci già perché posso usarlo. Ah, ok. Non posso crearli da nulla. Bravo. Qua dentro? Ah, bella, bella. Questo credo sia un cecchino. Fucile a cecchino. Sì, è il... No, è una carabina normale, va bene. Dove devo andare? Di giù. E andiamo di giù. Qua? Ok, dall'altra parte. Ma che bel cannon. Bel cannon. Andiamo di qua. Un cifrario di un codice segreto dei Vox Pop. Dove? Codici segreti. Il codice dovrebbe essere qui attorno. Elizabeth può decifrare codici che indicano compartimenti nascosti dei Vox Populi. Trova il codice e il corrispondente cifrario per scoprire il tesoro nascosto. Opzionale, trova il codice dei Vox. Troviamolo. Sì, ma non ho capito dov'è che ha trovato il mistero. Boh. Vabbè, dai, sti cazzi, continui all'avventura. La mia torre. Dove? Sarebbe giusto che mi dessero parte dei profitti, non credi? Ma dove la vedi? Vabbè, oh, senti, cambia spacciatore perché qua... Ah, munizioni. Ah, i potenziamenti. Potenziamenti, bene, posso prendere... Sì, dai, pistola. La pistola è un'arma che userò sempre. Altri soldi. Oh, grazie Elizabeth. Andiamo a va. Glande, glande. Demo. Di qua. Dovrò mica ancora attaccarmi lo Skyhook. Se... Ah, ma devo spostare sta roba però. E la sposterò qui. Hanno bloccato l'accesso via navetta alla sala degli eroi. Sarà per dirti quello che succede con quello Slade. Sarà davvero una cosa fantastica. Ah, ce l'ha anche lei. Perfetto. Pensi che quel tuo occhio di falco potrebbe trovare delle munizioni in giro? Farebbero comodo in caso di guai. Là c'è del... Un po' di impegno, ma farò del mio meglio. Del vigor. Ma no, ma sì, prendiamo la mitragliatrice, va. Dai. Ok, adesso arrivo. Prendo ancora due robe. Ma no, andiamo, dai. Go.
Pierfietto. Qua stanno costruendo due soldati. Salute. Lento. Ciao Elizabeth. Sì, devo salire ancora. Pierfie. Andiamo. Quello è Comstock, immagino. Statuone enorme lì. Nemici? Sono bloccato. Ok, nemici. Perfetto. Questo chi è? Slate. Ma chi ne sai? A dire il vero lo conosco. Sembra che sia ancora bravo a farsi dei nemici. Ma chi è Slate? Quello? Ma va. Dove dobbiamo andare? Non va la N? Dove vado? Oh, non va più la N. Vabbè, andiamo di qua. Proviamo. La N? No, mi fa vedere solo opzionale, trovo il codice. Ma io voglio andare avanti. Qui giù? Sì. Oh, ti levi al ca? Bravo. Oh, ecco, ce l'ho fatta, scusate. Carina la scritta. Hall of Wars. Booker, prendi il fucile. Quale? Ah, prendi. Grazie. Munizioni. Ok. Non trattenerti, soldato. E tieni premuto. No, non voglio mitragliatrice, voglio... Ah, il fucile al cecchino. Dove siete? Ti sento di lì... Ah, eccolo là. Un altro? Pare che abbiamo trovato il tuo vecchio amico Slade. Proviamo la trappola elettrica e via di qui. Dove? Dove state? Ah là. Oddio. Non ti vedo. Eccoti qua. Terrò gli occhi aperti per altri. No! No! Fuck! Oddio! Ricarica! Vattene! Ok. Cecchino ancora. Muori. Non t'ho ucciso. Muori. Cazzo, non c'ho più vita, ragazzi. Oh, grazie. Molte grazie. Grazie. Non so dove pararmi. Di qua. Ma, madonna, stai nel tuo che sto nel mio. Ok, carichiamo il fucile cecchino, lo sniper, lì. Anche a me. Ok, ok, ok. Oddio. Ragazzi, le ambientazioni sono di un oscuro che è allarmante. Quindi succede che ogni tanto non vedo un cazzo. Ma l'ho ucciso o no? Dov'è? Ascolta, arrivo io, guarda, prendo munizioni. Munizioni, vai, munizioni. Munizioni, vai, munizioni. Perfetto. Continui. Oh, ah, c'è la grata. Fuck. Arrivo a prenderti in mili. Ah no, eri morto, va bene. N. Ho trovato dei soldi. Oh, grazie. Grazie del cash. Ottimo. Figa, ventina di dollari ho trovato. Entra nella sala degli eroi. Sì, entriamo. Slate, quell'uomo è sempre stato mezzo scemo e mezzo eroe. Non ho mai capito quale metà fosse più pericolosa. Ora credo la prima. Beh sì. Consiglio, usa possessione per rendere amichevoli i nemici. You don't say. In nome di Dio e della nazione. Ma questo okay. È il posto dove onore si perché c'è già la gente morta dentro. Boh, vabbè. Sali, sono al massimo. Fammi cambiare, fammi mettere l'uccello così. E sull'altro metterò possessione, dai. Ok, siamo pronti. Trova la trappola elettrica nella sala degli eroi. Vedo nulla. Non vedo nulla. Il profeta padre Comstock, ecco. Comandante del settimo cavalleggeri. Non ha mai comandato il settimo. Infatti. Andiamo. Non ricordo nemmeno. Il caporale De Witt provò il suo valore sul campo quel giorno. Che io sia... Slade!
Sei tu? Sei sempre stato diverso, vero Booker? Sei Elizabeth, ho paura. Non ti interessa la gloria. Senti, vedo che sei preso in una specie di pasticcio. Se ci lasciassi arrivare dove tengono questa trappola elettrica, noi poi... Quel soldato di là, Comstock. Mi segui? Ci vuole morti. Non moriremo per mano sua. Ma? Saranno guai. Ai miei uomini non resta che una scelta. Morire per mano di un soldato di latta o di uno vero? Ok, da dove arrivate? Eccolo. Preso nessuno, perfetto. Porca troia, già lo scudo mi avete rotto. Non vedo nulla. Oddio, oddio, oddio. Ok. Scudo. Mazzunna, ok. Go, go, go. Muori. Muori. Madonna, muori! Oh. Ok, morti quasi tutti. Mela, mela. Perfetto, datemi vita. Vedi, Booker? Sei un killer! Che ti piace? Lascia solo la trappola elettrica. Se vuoi il vigor, Booker, vai. Sto giro salute. Morire i miei uomini da veri soldati. Ti aspettano Wounded Knee e Pechino. Ho raccolto una roba strana. Come Pechino. Troviamo sta trappola elettrica, che devo dirti? Esaminato, allora tolgo il fucile a cecchino, sì. Prendo il mitra, perché il cecchino è un po'... è forte, ma devo star troppo fermo per colpire. Qui un bel quadro. Cercherò di tenerti rifornito di bende e munizioni, ma non abbiamo sempre i materiali giusti. Scusate, N. Di là. Però secondo me mi andrà di qua. Ah. Ah ok, dobbiamo scegliere. Andiamo di qua, dai. Ah, ma qua c'è. Scusate un sec. Sali. Ma sì, dai, munizioni. Perfetto. Ok, le abbiamo tutte. Salute, vigor, siamo a posto. Il soldato di latta si è preso il merito di quelli veri. Adesso salto. Eccolo. Il tuo accompagnatore, signorina. Si è ammantato di gloria il 29 dicembre 1890. Cazzo, è il mio compleanno. Cosa sta dicendo? No, non è vero. 12 giugno. Bella statua. Sto rumore non mi piace, ascolta. Orlando, no, non mi interessa, via. Danzarono tra i nostri nobili caduti. Tu c'eri. Dove? A Wounded Knee. Ma che ne sai? Ecco in faccia. Ma... diglielo, Booker! Dille come attraversando il campo di battaglia, come gli eroi di Sparta! Io sento ancora le urla. E Comstock. Ecco, oddio! Il soldato di cui parlavo! Il tipo d'uomo che Comstock finge di essere! Ho detto la verità! Sorry, mate. Oh! The jumps! Sono già fuori. Va bene. Ma dove fuck? Eccoli qua. Perfetto. Ho il mio potere preferito questo. Sono più forte io. Schifo. Ok, mo. Sali. Scendi. Madonna, stai fermo. Ok. Ancora. Oddio. Madonna di nuovo. Mori? Ok. Figa raga, faccio veramente cagare a mirare. Destinato al... non trovo niente. Ma quanti arrivano? Oddio no, te no, te no. Grazie. Te no. Te proprio. È tutto qui. Ma via! Madonna! Perfetto, l'ho ucciso. Lo vedi, signorina? Vedi l'uomo che Comstock vorrebbe essere? Un vero soldato! Non voglio questo, Slate! Dammi solo ciò che fammi mi serve! Fammi exit! Lo farò! Dopo che tu avrai fatto lo stesso, vieni a cercarmi tra i boxer! Chi sono i boxer? Ok! I cinesi.
Vuole che andiamo all'altra esposizione. Senti i soldatini di latta di Comstock che vengono a farci tacere? Ma siamo noi i veri patrioti. Mi son perso. La storia che non si adatta ai loro libri. No, mi son perso di nuovo. Ragazzi, veramente, è troppo buio. Ma, madonna! Ok, eccoci qua. Adesso c'è la macchinetta, mi prendo un po' di munizioni che sono veramente a corto ancora. Per il mitragliatore. Eccolo qua. Ok, perfetto. Ah, oh, oh. Muori. Ok, anche qua sto giro. Perfetto. Pure te. Ok, andiamo. Nevica. Che cos'è questo? La ribellione dei boxer. E cos'è successo? A Pechino? Ho messo a fuoco l'intera città con le mie stesse mani. Bravo. Ma Comstock non la racconta così. Sono qui, mo? Ah, di qua. Sul ponticciuolo. È brutto sto museo, madonna. No, te non ti ascolto più. Oh, ho letto qualcosa. Comstock guidò le truppe di Columbia a Pechino. Comstock non c'era! I boxer si sono presi il mio occhio e 30 miei amici. C'è forse una lapide a ricordo di quel sacrificio? Ehi. Altri! Oh, lo sapevo. Oh. No, non dirmi che... No, oddio, un altro. Eccolo là. L'ho ucciso. Oh, l'ho quasi ucciso. Porca troia, no. No, no, esplode. Porco... No, via! Ok, non mi ha preso. Bello. Sali. Madonna. Uccidimi se ci riesci. Arrivo, guarda. Tiè. Ehi, audio, eh? Bella. Ok. Altri? No. Mi hai fatto un favore, Booker. Li hai fatti morire come uomini. Non l'ho voluto io. Infatti. Non ho niente contro questi uomini. Gli eroi non vogliono mai. Non ho mai detto di essere un eroe. Allora cosa sei? Se togli tutte le parti di Booker DeWitt che hai cercato di cancellare, cosa resta? Vieni alla rotonda. È oh, ma... sei finita. Oh. Andiamo. Cosa intendeva, Slate? Cosa hai cercato di cancellare? Ora che sei fuori dalla tua, capirai che le gabbie hanno qualche vantaggio. Una scelta è meglio di niente, DeWitt. Non importa il risultato. Sì. Se ti svegliassi un giorno e ti rendessi conto che non ti piace cosa hai scelto. Intanto scelgo questo. Controllo aumentato su accelerazioni e frenata sulle skyline. No, mi sa che mi tengo il mio. Non mi interessa questo. Prendi equipaggiamento. E carabina. Ma sì, dai, cambiamo arma. Perfie. Andiamo. Di qua. Uscita. Oh, porca tra merdone. Via. Altri. Oh, carabina è fantastica. Perfetto. Continuiamo. Ho quello che ti serve, Booker. Mi troverai oltre il monumento alla First Lady. Ok, arrivo. Si bloccava, ok. Si è ribloccato, ok. Trova Slate. Sì, ma... Porco! Madonna! Che che... Porco... Oh. Vieni qui, affrontalo! Sei già morto? Vabbè. Ragazzi, mi hanno fatto prendere una bella caghella. Di quello che vuoi su Lady Comstock, ehi. Ma... aveva un gran hai gusto. Hai visto cosa ha fatto Comstock alla mia storia? Figata. Ora guarda come ha riscritto la sua. Va bene. Ti levi? Grazie. Aperol.
Il seme del profeta rimase nel ventre della sua amata per una sola settimana. Comstock è diventato padre. I miei libri non parlavano di bambini. È una grossa omissione. Non posso credere che sia un caso. Neanch'io. Dai, proseguiamo. Noi si ammalò. Ah. E la nostra signora pregò per l'erede del profeta giorno e notte. Alla mia torre. Che figata. Sentite, Benedict Roy ha assassinato la mia amata. Non avrà anche l'infante. Non riuscirà a mettersi tra lei e la profezia. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Sei la figlia di Comstock. No, non posso esserlo. Vuole che tu segua le sue ore. Ma io voglio un cucciolo, ma non vuol dire che ne avrò uno. Ok, Elizabeth è la figlia del capo supremo profeta di tutto. Va bene. Ok, ha un senso. Forza serratura. Grazie Elizabeth. Bella statua. Bella musica. Mio Dio, vedo un cock. Andiamo. Oh, dove devo andare? Non di qua. Di giù. Perfetto, ora vedo. Attaccati coi fili, che figata. La rivincita, la vendetta di Comstock. Che brucia la gente. Apri. Io posso scivolare tra le sbarre, ma tu sei troppo largo. Oh. Eh? Lascia che vada avanti per vedere se c'è modo di proseguire. Apri dai che ci voglio entrare. Guarda. Ha aperto un varco. Uno squarcio. È uno squarcio. Qualcosa che posso portare qui. Un gancio da carico. Proprio comodo. Bella. Sono come desideri che si esaudiscono. Fallo. Adesso. Ok. Ah, ok. Va bella, m'ha aperto. Credo che è arrivato qui. Quando mi agito gli squarci cominciano ad apparire. Booker, vedi quegli squarci? Possiamo usarli contro gli uomini di Slade. Ah, che figata, ok. Quello squarcio ci farà arrivare più in alto, mentre quello ci darà una torretta. E della copertura. Direi torretta. Prova quello! Torretta, presto! Posso... Madonna. Madonna. Ah, posso prendere il fucile a cecchino. Go, fucile a cecchino. Ma è buggato, è mortale. Ok, ricarica, ricarica. Dobbiamo distruggere quello. Perfetto, distrutto. In testa. Cioè, rimane impassibile. Io gli sparo. Oh, finalmente. Ok, apri all'altro. Ok, sono qui. Mo? No, cazzo! Sono un pirla. No, madonna. Ok, via, 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 fuori al cop. Perfetto, headshot così, bella. Munizioni, grazie. Ho visto uno. Qua. Morto. Un altro. Ma dove vai? Bella. Perfetto. Oh, anche... Madonna, ancora. Morto. L'animaletto di Comstock sa fare trucchi meravigliosi. Sai cos'hai per le mani, Booker? Basta così, Slate. Ci serve solo quel vigor per uscire da Columbia. Lo prenderemo in un modo o nell'altro. Slate! Ah, ok, distruttore. Potenziamento danno. No, mollo.
Si assicuri di passare alla sala degli eroi per provare la nuova trappola elettrica. Qua? Altri. Vedi se trovi quel Vigor trappola elettrica. Ok, qua potenziano. E qua mi dà munizioni che mi servono. No, potenziamento. Potenziamo la carabina, sì. Grazie, bella. Andiamo avanti. Si assicuri di passare alla sala degli eroi per provare la nuova trappola elettrica. Oh. Comstock piegò il ginocchio al cielo. E della profezia sporca. Bravo! È l'uomo che prende posizione. Urlando con l'uomo di la nazione. Danzarono tra i nostri eroi alla che casino fate, oh! Dove devo andare dritto? Uomini di latta, Booker. Ecco come ci trasformerà Comstock. Cavi e meccanismi. Non posso passare. Vedo nulla. Cos'è? Che minchia. Ok. Io agisco. Ok, questo non mi piace per un cock. Via, 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 via. Direi i meccanismi. Quali? Ah, quelli. Perfetto, distrutto. Kid Medici? Forse sei l'uomo che ricordo. Forse no. Non importa. Comstock ha preso le nostre storie. E ci ha rubato l'anima. Oh my god. Oh yeah. Ora. Via. Vieni a prendermi. Arrivo, arrivo. E quando sarò morto, non rimarrà che la bugia. Dacci solo quello che ci serve. Ora. Va bene. Ok, ragazzi. Direi che per l'episodio 5 è tutto e ci rivediamo all'episodio 6. Ciao belli!